Excuse me. Bene, se non mi cade più niente e la luce funziona, possiamo iniziare questo video. Capisco che alla vista di questo potrebbero sorgere delle giustificabili domande. Ad esempio, perché sto usando il telefono e perché lo sto tenendo così? C'è un motivo di questa scelta ardita. Perché ho ascoltato, montando il video passato che ho fatto, ho trovato la registrazione vocale estremamente rilassante, benché ce l'avessi distante di un metro. Quindi ho detto, chissà cosa otteniamo a tenercelo vicino di mezzo centimetro dalla bocca. Comunque, visto che siamo qua, dal momento che è ASMR, vediamo un po' come funziona questo microfono. Qualora lo si metta vicino a degli oggetti esterni, estranei, come questo, che sto già muovendo, però non avrei dovuto perché volevo farlo adesso. Sembra che lo sto spolverando in modo estremamente trash. Torniamo a noi, certo, perché le cose vanno dette. Sono io o in questo periodo sto leggendo un'infinità di scandali? Anzi, riformulo la domanda, sono io o la gente in questo periodo sta impazzendo? O forse questa cosa coincide col fatto che ho iniziato a seguire una pagina che si chiama Spill the Tea e praticamente ci sono tutti i pettegolezzi nel mondo dello spettacolo, quindi potrebbe essere che i pettegolezzi ci sono sempre stati. Ma io non li ho mai visti. Questa cosa sarebbe molto grave, quindi facciamo finta che non sia così. Forse mi sbaglio, però sto vedendo un po' di scandali in questo periodo che in confronto lo scandalo di James Charles contati dell'anno scorso sono briciole. Ok, forse ho leggermente esagerato, anzi ho estremamente esagerato. Mi sta andando via la voce! Mi sta andando via la voce, scusate, faccio un attimo un esercizio vocale per riscaldarla. Bene, eccoci qua. Devo concentrarmi e tenere il tono che questo ASMR merita. Devo ispirarmi a Chiara ASMR. Infatti, prima di fare questo video, mi sono ispirato a Chiara ASMR. Beh, mi sono ispirato. Diciamo che ho visto metà video, un video e mezzo, finché non mi sono stufato. Però, insomma, non possiamo andare a livello dei professionisti. Tra l'altro, dovrei anche studiare teoria e armonia, perché ogni tanto la musica va ripassata. Quindi, apriamo insieme il libro. Forse lo riesco a fare ancora più piano. Mi cade tutto oggi. Quando cadono le cose, cari amici, vuol dire che qualcuno vi pensa. Faccio un comunicato a chiunque mi stia pensando. La smetta di pensarmi. Pensi a Frank Sinatra. Perché mi è venuto in mente Frank Sinatra? No, perché c'è scritto Frank Sinatra nel libro. Parliamo dell'estate che si avvicina e dei tormentoni di quest'anno. Ah, a proposito. L'altra sera mi stavo estremamente annoiando. C'era Pippo Franco su Mediaset Extra con la Sai l'ultima, però a un certo punto è finito. Io vorrei che Pippo Franco durasse per sempre, però a un certo punto finisce e quindi mi sono ritrovato nell'oblio della noia. Ho deciso allora di aprire il cassetto delle videocassette. C'erano alcuni titoli che avevo completamente dimenticato. Ad esempio, una cassetta di Festival Bar del 25 luglio 2006, cifre che fanno girare la testa. In quell'edizione c'erano il Mago Forest con Ilari Blasi e Chiabotto. Cristina, adesso non mi ricordo, ho riscoperto dei tormentoni che mi ero completamente dimenticato. E non va bene. Avete presente Supermassive Black Hole dei Muse? Black Howl. Era un pezzo fantastico, me l'ero completamente dimenticato. Oppure Nuvole e Lenzuola dei Negramar. Stava ristagnando nel mio inconscio. Allora, sto guardando un po' la chiave di Sol. E ho una domanda. Di Sol o di Sol, innanzitutto? Perché la dizione è importante. Perché è più famosa della chiave di Do? Cioè, la chiave di Do, che male ha fatto alla società? Queste sono le raccomandazioni che non ci piacciono. Oppure vogliamo parlare della chiave di Fa? Che se la metti in questo modo sembra una faccia di uno estremamente contrariato? Queste sono fondamenta da sradicare delle antiche monarchie. Oh, stavolta non mi è caduto il libro. Bene, amici, grazie di aver assistito a questo ASMR. Spero che questo vi abbia cullato verso il sonno in un momento in cui magari bisognava fare tutt'altro perché è pomeriggio. Io adesso torno a studiare musica, stavolta seriamente. Vi saluto con il punto triplo. Anzi, non ve lo spiego, mistero, nel prossimo video vi darò la risposta. Addio!